La grande acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft potrebbe fallire. Dopo la notizia dell'accordo raggiunto tra le due società risalente a metà gennaio scorso, Activision ha recentemente reso noto che i suoi azionisti hanno approvato la proposta di acquisto avanzata dalla casa di Redmond. Tuttavia alcune nubi sembrano addensarsi sull'affare, nubi provenienti addirittura da Wall Street, sede della borsa di New York. Scendiamo nei particolari. Come ampiamente preventivato, gli azionisti di Activision Blizzard hanno acconsentito alla vendita della compagnia a Microsoft. La votazione è avvenuta durante il meeting speciale degli azionisti di Activision Blizzard del 28 aprile e ha visto la fronda a favore della cessione prevalere con il 98% di voti positivi. L'annuncio dell'accordo tra le due aziende risale ormai al 18 gennaio 2022, con Microsoft che si è impegnata ad acquisire la controparte pagando $95 per azione. In questo momento la transazione è sotto la revisione dei vari organi antitrust internazionali, passaggio che rende quindi la votazione degli azionisti soltanto uno degli scogli ormai superato sulla strada verso la conclusione. Bobby Kotick si è espresso sulla questione dichiarandosi soddisfatto per il supporto fornito dagli azionisti alle scelte della compagnia. Stando alle parole dell'amministratore delegato di Activision, il voto largamente a favore conferma la bontà della decisione di unirsi a Microsoft, una scelta mirata a garantire alla società una posizione migliore, che risulti positiva per i giocatori e che crei grandi opportunità per gli impiegati. Il verbale dell'incontro con gli azionisti sarà inviato alla Commissione americana per i titoli e gli scambi, dopo essere stato certificato dall'Inspector of Election di Activision Blizzard. Tuttavia, Wall Street pensano che l'acquisizione che vede coinvolte le due aziende statunitensi non andrà a buon fine. In base a quanto riportato da Bloomberg, gli investitori della borsa di New York credono nel fallimento dell'affare e a dimostrarlo ci sarebbe il fatto che attualmente le azioni del publisher valgono circa il 25% in meno rispetto all'offerta formalizzata dalla casa di Redmond. Ciò significa che chi dovesse acquistare oggi un'azione Activision Blizzard per $76 guadagnerebbe ben $19 per azione qualora la transazione con Microsoft dovesse andare in porto. Un margine che solitamente viene collegato a operazioni dall'esito poco probabile. Giusto per fare un esempio recente, l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk viene associata a un rischio pari a meno della metà. Nonostante Activision abbia perso 50 milioni di utenti attivi mensili nei primi tre mesi del 2022, insomma, non si è venuta a creare una situazione per cui l'acquisto dell'azienda appaia come qualcosa di certo, principalmente a causa dell'incognita antitrust. Esiste infatti la possibilità che l'affare venga bloccato dall'ente regolatore americano o che comunque vada per le lunghe, vista la necessità di ottenere il benestare anche di ulteriori commissioni internazionali, nello specifico europee e cinesi. Come è noto, il mese scorso la Federal Trade Commission americana ha inoltre richiesto a Microsoft altri documenti e chissà che la situazione non presenti presto una svolta inaspettata. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!